Il sindaco di Roseto, Sabatino Di Girolamo, padrone di casa per questo convegno Siamo quel che mangiamo questa mattina a Roseto. Sì, per dibattere del ruolo che ha il cibo nella prevenzione delle malattie, ma in particolare con riferimento particolare al cancro alla mammella, che è una piaga per le nostre donne. E io ringrazio la ASL di Teramo per aver scelto Roseto per fare questa iniziativa così bella, così qualificante. E ringrazio il dottor Capone in particolare che ha curato l'iniziativa. E ringrazio i miei collaboratori, naturalmente, l'assessore Di Bartolomeo, il presidente del Consiglio Comunale, Asso Rose, l'associazione dei commercianti. C'è stata una bella sinergia con la città anche attraverso di loro. Naturalmente l'AIRC, che poi è l'anima dell'iniziativa. L'AIRC ogni anno raccoglie milioni e milioni di euro per destinarli poi alla ricerca. La mammografia, sul camper c'è un mammografo, quindi la mammografia è l'esame con cui si fa lo screening della mammella. Lo screening lavora sulle persone sane, noi invitiamo le persone sane, quindi il nostro compito è quello di fare una diagnosi precoce, cioè di andare a trovare la malattia quando ancora la malattia non dà segno di sé. Abbiamo da 2 anni un camper per coprire, diciamo, i territori più disagiati della nostra provincia, dove magari la popolazione è un po' anziana e ci sono delle grosse difficoltà a raggiungere i centri di prelievo ospedalieri. E questo camper oggi l'abbiamo portato qui anche per sensibilizzare la popolazione, perché nonostante il nostro impegno abbiamo ancora una percentuale di non responder, cioè di donne che non rispondono al nostro invito, che è superiore al 30%.